Ciao Valentina, ciao a tutti. Allora, vi ricordo che durante questa diretta, se volete sostenere la creazione di contenuti gratuiti di Artist Coaching come questa diretta, potete acquistare un badge da qua sotto. Se invece state guardando il video registrato e non potete acquistare il badge perché i badge si possono solo acquistare durante la diretta, potete, offrirmi un cappuccino virtuale e lo trovate nel link in bio della mia bio Instagram, oppure se siete su YouTube, lo trovate in descrizione, anche se siete sul mio sito web, fate scorrere la pagina, trovate la possibilità di offrirmi un cappuccino virtuale. Perché sottolineo sempre questa cosa di dare un contributo per la creazione dei contenuti gratuiti? Perché non solo io, ma ovviamente tutti quelli che fanno un po' il mio lavoro anche in altri ambiti, in realtà dedicano molto più tempo alla creazione di contenuti gratuiti che non ai servizi a pagamento, ok? Quindi diciamo che possiamo andare avanti sia perché ci sono persone che comprano i servizi a pagamento, sia perché c'è chi comunque ci sostiene con i badge e con questi cappuccini virtuali offerti. Quindi se vi va potete farlo tranquillamente. Dopo questo piccolo preambolo, andiamo subito nel vivo del nostro discorso di questa sera, che ha questo titolo: Sito web per artisti. Ma ne vale davvero la pena? Allora, l'idea di questa diretta è nata in questi giorni. Infatti, settimana scorsa ho fatto un piccolo sondaggio su Instagram chiedendo quanti artisti avessero il sito web e per quanti il sito web fosse uno strumento importante per un artista. E c'è stato comunque un risultato che mi ha abbastanza stupita. Nel senso che quasi la totalità, più del 90% degli artisti, era d'accordo sul fatto che il sito sia uno strumento indispensabile per un artista, ma gli artisti che hanno effettivamente un sito web erano circa il 30% all'incirca, ok? Quindi questa grossa disparità. Allora, poi ho scritto un'email nella mia newsletter del sabato. Se non siete iscritti, andate sempre nel mio link in bio sul mio sito, iscrivetevi, perché ogni sabato mattina mando una newsletter, un'email dove approfondisco delle tematiche sempre inerenti al mondo dell'arte. Trovate altre informazioni che magari qua non trovate, ok? E quindi ho mandato un'email dove ho espresso questa mia perplessità, ho dato qualche consiglio sul discorso del sito web per artisti e ho ricevuto una valanga di risposte, proprio tantissime. Infatti mi sono anche trovata in difficoltà perché ho detto: oddio, adesso devo rispondere a tutti, come faccio? Ma sono riuscita a farlo entro stasera, cioè tipo alle 6 di questa sera, sono riuscita a leggere e rispondere a tutte le email. Ci tenevo a farlo prima della diretta perché appunto sono emerse da queste risposte che mi avete mandato via email tante domande, tante perplessità. E quindi, non riuscendo a rispondere a tutti in modo esaustivo, ho detto faccio una diretta cercando di rispondere a tutte queste domande. Ok, scusate che blocco lo schermo del computer, se no impazzisco, mi dà fastidio. Stop. Ok. E quindi mi sentite? Perché si sono disconnessi e poi riconnessi i miei auricolari. Ditemi, qualcuno mi scriva se ti sento. Grazie Franca Ghilardi che ha acquistato un badge per sostenere la creazione dei contenuti gratuiti di Artiscoci. Ti sono veramente grata. Nessuno mi dice niente, quindi immagino che mi sentiate. Allora, sì, Giorgio dice che mi si sente, perfetto. Ho raccolto un po' le domande che sono emerse da queste email e ve le dico subito, così vi viene voglia di magari di ascoltare tutta la diretta oppure di chiudere direttamente. Allora, ma il sito web è davvero indispensabile per un artista o ne può anche fare a meno? Posso aprire un sito web anche se non ho la partita IVA? È possibile creare un sito web da soli, ovviamente decente? Meglio non avere un sito web piuttosto che averne uno fatto male? Non ho i soldi per fare un sito web, quindi cosa posso fare? Ho un sito web, ma pochissime visite. Perché? Odio tutto ciò che ha a che fare con il web e con i social. Come faccio?
Ma alcuni artisti non hanno un sito web, ma vendono lo stesso. Come la mettiamo questa faccenda? Bene, questa sera cercherò di rispondere a queste domande. Ovviamente, se avete delle domande ulteriori, scrivetevele qui no, nei commenti. C'è un simbolino, dovreste avere un simbolino con il punto di domanda. Se me lo scrivete lì è meglio perché altrimenti impazzisco, perché qui quello che io vedo sono tutte le persone che entrano, quindi se c'è un commento in mezzo a questo casino, è facile che magari non. Se una domanda in mezzo a questo casino rischio di non vederla. Quindi dovrebbe esserci in basso proprio un posto per scrivere le domande, ok? Che io poi ci clicco sopra e le vedo tutte in fila. Allora, iniziamo dalla prima domanda. Il sito web è indispensabile per un artista? La risposta è assolutamente sì. Il sito web è obbligatorio. Allora, adesso non parliamo della questione vendita delle opere d'arte, che la prendiamo in considerazione dopo, ma prendiamo in considerazione la questione dal punto di vista del brand di un artista. Cos'è il brand di un artista? È la percezione che gli altri, le persone all'esterno che non ci conoscono, hanno di noi quando si interfacciano con noi. Ovviamente in questo ambito parliamo di quando si interfacciano con noi in maniera virtuale. Ok, quindi nel web. Che cosa succede quando io incontro, mi imbatto in un artista sul web? Dove mi imbatto con un artista sul web? Su Instagram? Su una piattaforma di vendita online? Su un blog? Sul canale di un art influencer che parla di un determinato artista, eccetera. Ok, comunque per qualche motivo io. Questo artista entra nel mio radar, ok? Nel raggio del mio radar. A questo punto ci dobbiamo domandare, che cosa fa una persona che entra in contatto con noi artisti per la prima volta? Se le opere che noi facciamo sembrano interessanti, una persona come prima cosa va a vedere un attimino chi è questo artista, se ha in mente, per esempio, di acquistare. Va a vedere il suo account Instagram, va a vedere se si trova su qualche piattaforma di vendita online, eccetera. Ma una delle prime cose che questa persona va a vedere è il sito web. Perché? Perché io è sul sito web che trovo tutte quelle informazioni che voglio, che sto cercando, che mi interessano rapidamente. Chi siete? Quindi la vostra biografia, il vostro percorso, le opere che fate, eccetera. Non bastano social media. Perché magari è vero, avete fatto un post 3 mesi fa dove avete parlato di chi siete, di che cosa fate, eccetera. Ma uno non è che va a scorrersi tutto il vostro feed Instagram per trovare le informazioni che gli servono, ok? Il sito web è proprio il luogo dove io trovo quello che mi serve in maniera veloce e rapida, immediata, ok? Questa cosa è molto importante perché voi non dovete pensare che le persone abbiano tanto tempo da dedicarvi, da dedicarci anche a me. Se qualcuno non ci conosce, ne parlavo nel webinar sul branding, ci dedica poco tempo, giusto per capire se quello che noi proponiamo può essere interessante per lui. Quindi, se noi facciamo perdere tempo alle persone a cercare quelle informazioni che gli interessano, le perdiamo per strada. Quindi diciamo che il primo motivo per cui è importante avere un sito web è proprio per avere un biglietto da visita un po' allargato, dove il pubblico può trovare tutte quelle informazioni che gli interessano. Chi siete? Come siete diventati artisti? Avete fatto delle mostre? Non avete fatto delle mostre? Che cosa volete raccontare attraverso la vostra arte? Che tipo di opere fate? Le vostre opere sono in vendita? Fate lavori su commissione? Come faccio a entrare in contatto con voi? Ecco, tutte queste domande, insomma, devono trovare risposta sul vostro sito web. Quindi capite già che se voi sito web non le avete, non date a me risposta, a me eventuale collezionista risposta a queste domande, ok? E già mi cascano le palle per terra, scusate il termine. Ma sempre parlando di branding, succede una cosa particolare, che può essere ingiusta, un mondo brutto, cattivo e crudele, ma dovete prendere in considerazione una cosa, che purtroppo il primo impatto comunica molto di voi e questa immagine che voi comunicate
potrebbe anche essere distorta, ok? Che cosa succede quando io cerco delle informazioni su un artista e non vedo che questo artista non ha un sito web? La prima cosa che penso è non ci crede neanche lui, non ha un sito web, quindi forse lo fa solo per hobby, o forse non è un professionista, non si presenta in maniera professionale, non ci investe neanche lui sul suo lavoro, perché dovrei farlo io, ok? Poi magari l'artista è bravissimo, poi magari non ha fatto il sito web perché ce l'aveva, è esploso qualcosa, lo devi rifare, ok? Ma nessuno sta lì a pensare queste cose. Purtroppo l'abito fa il monaco e se voi vi presentate in un posto di lavoro con degli abiti stracciati o senza abiti, purtroppo l'impatto che date è questo, il vostro brand subisce comunque una bella botta. Il sito web lo dovete avere, il vostro biglietto da visita è obbligatorio, ok? Altri motivi per avere il sito web: è casa vostra, nel senso, come andate voi nel vostro sito web? Social media, bellissimi, favolosi, fantastici, soprattutto Instagram è un altro discorso. Ma non so se avete visto, se avete Instagram anche solo da qualche anno, avete visto come è cambiato, per esempio, la visibilità che questo social vi dà, la copertura si è abbassata parecchio, a volte gli account vengono chiusi, a volte vengono anche chiusi per dei motivi validi, oppure c'è qualcuno che vi hackera l'account, che succede ogni 2x3, quindi magari avete raccolto 10.000 follower e da domani non c'entrate più, ok? E tutti quei 10.000 follower persi completamente, ok? Non avete voi i contatti, ce li ha Instagram, ok? Quindi avere un vostro sito web, insomma, vuol dire, cioè casa vostra. Anche, allora, alcuni artisti mi hanno scritto, vabbè, ma io perché devo fare un sito web? Sono già presente su una piattaforma di vendita online, tal dei tali, ok? E già lì uno trova la mia biografia, chi sono, cosa non sono, eccetera, eccetera, ok? Allora, dovete considerare una cosa, che chi compra sulle piattaforme di vendita online, è vero che vi vede lì e dice, quasi quasi lo compro questo quadro. Ma nel 99% dei casi la persona esce dalla piattaforma e fa un'altra ricerca per capire voi chi siete e cosa fate, ok? E vuole di solito vedere anche il vostro sito web. Cioè succede quello che vi ho detto prima, cavolo, ma questo non ha neanche un sito web, come mai? Dovete entrare un po' nella psicologia di chi compra opere d'arte, mentre spesso voi artisti ragionate con la vostra psicologia. Vabbè, ma chi se ne frega, vabbè, ma non è importante, ma è importante l'opera, eccetera. No. Voi vi state rivolgendo a dei collezionisti o dei possibili collezionisti, quindi dovete entrare nella loro testa, dovete andare incontro ai loro bisogni. E uno di questi bisogni è quello di vedere che c'è questo sito web. Date anche più una sensazione di solidità, anche se io voglio acquistare, il fatto di avere un sito web mi dà più garanzie. Provate a pensare se io avessi solo l'account Instagram e vi facessi acquistare i miei servizi direttamente da Instagram e non avessi un sito web dove voi potete andare, guardare, fare le vostre ricerche, leggere con attenzione, eccetera, eccetera. Non sarebbe diverso l'impatto? Ecco, per voi artisti è uguale. Non pensate di essere una categoria a parte. Quando si tratta di soldi, di attività, di business, siamo tutti un po' sulla stessa barca, ok? Quindi il sito dovete averlo anche per questo motivo, perché è l'unico luogo veramente sotto il vostro controllo. Ah, vi stavo dicendo che delle piattaforme di vendita online, può darsi che un domani una piattaforma chiuda. Quante hanno chiuso? Siete su una piattaforma e questa chiude. Oppure decide di non rappresentare più le vostre opere perché magari non siete riusciti a vendere, la collaborazione non va bene, basta. A quanti è successo? Anche presenti in questa community che mi avete scritto, ma prima io vendevo e poi dopo non hanno più voluto le mie opere. Quante volte? Ok. Insomma, non fate le cose così tanto per farle. Cercate di farle bene. Il fatto di avere un sito web è un ottimo inizio. Dico inizio, non fine. Cioè, non è che il sito web deve essere l'ultima cosa che avete, ok, che fate. Oltretutto, per quanto riguarda le piattaforme di vendita online, quelle molto selettive, tante volte il fatto di avere un sito web vi aiuta a superare più facilmente la selezione. Non è garanzia al 100% di superarla, però comunque avete solo vantaggi dall'avere il sito web, ok? Non ci sono svantaggi. Qualcuno però mi ha scritto,
Ma cavolo, ma io volevo fare il sito web, ma mi hanno detto che se non ho la partita IVA mi arrestano e succede la fine del mondo. Quindi ho deciso di non fare più nulla. Allora, chiariamo questa questione partita IVA, premettendo che è sempre meglio andare da un commercialista, perché in Italia il fisco è un casino terrificante. Quindi non è che le cose che valgono per il vostro cugino artista valgono anche per voi, perché dipende dal tipo di reddito, da quanto vendete, con quanta frequenza vendete, eccetera, eccetera. Comunque, diciamo che in linea di massima, se voi aprite un sito web e vi fate un e-commerce, cioè vendete le vostre opere direttamente dal vostro sito web, allora lì vi serve la partita IVA, perché la legge italiana dice così: anche se non vedete uno straccio di opera, la partita IVA ci vuole, punto. Ma se voi aprite un sito web solo informativo, solo di vetrina, cioè fate vedere le opere che fate, insomma, dove non vendete, non è obbligatorio avere la partita IVA, ok? Per avere il sito web. Poi, ovviamente, se vendete al di fuori del sito web e avete tutti i requisiti necessari, dovete avere la partita IVA, ok? Però non dovete averla. Vi faccio un esempio mio. Io ho iniziato nel 2015, mi sembra, a occuparmi di mercato dell'arte come collezionista e come investitrice, ok? E ho deciso un giorno, ho detto: vai, un po' di opere, perché non metterle online? Ho fatto il mio account Instagram e ho fatto un mio sito web, un sito web dove mettevo le mie opere della collezione, ok? In quel caso io non ho avuto bisogno di partita IVA e non ne ho bisogno perché è un sito dove io faccio vedere le opere che ho, ok? Tutto lì, quindi se non usate il vostro sito come strumento di vendita diretta, non è obbligatorio avere la partita IVA, ok? Comunque, se vendete al di fuori del vostro sito, potreste essere nella condizione di doverla aprire, quindi andate da un commercialista. Ok. Altra domanda, vediamo qua, vi do altre domande nel box. Rispondo dopo. Allora, qualcuno dice: non ho molti soldi da investire per farmi fare un sito web, insomma, posso farmelo da solo? Assolutamente sì. Vi parlavo del sito della mia collezione, me lo sono fatta da sola. Il mio sito attuale me lo sono fatta da sola con l'aiuto però di un esperto, perché ho inserito delle cose particolari, insomma, ecco. Scusate, sto leggendo una domanda. Bisognerebbe che tutti avessero la partita IVA, vendono senza pagare tasse e contributi, mentre io pago tutto, influisce sul prezzo dell'opera. No, Sandra, non è così. Quando io dico che non è necessario avere partita IVA, non sto dicendo che uno non deve pagare le tasse, però la legge italiana permette, nel caso che qualcuno venda al di sotto di una certa cifra o con una frequenza veramente bassa, di non avere partita IVA. Questo non vuol dire che si vende in nero, si rilascia una ricevuta, ok, che poi va dichiarata nel 730, eccetera, eccetera. Ok, quindi non scagliamoci, cioè, allora, io non sto dicendo di fare il nero, sto dicendo che per la partita IVA servono dei requisiti. Se non abbiamo questi requisiti, si dichiarano lo stesso le vendite attraverso un processo differente, ok? Per chiarirci, visto dal commento, sembra quasi che dica anche uno deve fare nero. No, nero no. Cioè, anche se vedete un'opera nella vostra vita, fate sta benedetta ricevuta a 7:30, eccetera, eccetera. Ok. Quindi i siti da soli si possono fare. Ci sono dei programmi, delle piattaforme. Io consiglio sempre WordPress perché è la migliore, quella che ha più supporto, eccetera, eccetera, che vi permette di realizzare un sito da solo, perché ci sono da soli, perché ci sono questi template preformati dove voi davvero dovete soltanto mettere le opere e le descrizioni, ok? Non abbiamo tanti soldi per farlo, si possono fare sempre con queste piattaforme come WordPress.com, potete realizzare dei siti a costo zero. Che cosa vuol dire realizzare dei siti a costo zero? Vuol dire che questa piattaforma vi mette a disposizione appunto uno spazio web,
con un dominio particolare. Per esempio, www.stefaniamonopoliartista.wordpress.com. Cioè c'è sempre questo pezzetto, .wordpress.wix. Non avrete www.stefaniamonopoliartista.com, ma avrete questo pezzetto WordPress. Vuol dire che il vostro sito gratuito è dentro questa piattaforma WordPress, ok? Ovviamente, quando voi fate un sito gratuito, avrete delle funzionalità limitate. Se vi interessa vederne uno, andate a vedere il sito della mia collezione, che l'ho fatto a costo zero perché non mi interessava, per me era più una sorta di archivio delle opere della mia collezione, non le ho messe neanche tutte. L'ho fatto nel 2016, credo, 2015. Sforzo minimo, spesa zero. Lo potete vedere o andate nella pagina Chi sono del mio sito web, scorrete in giù, c'è un punto dove parlo della collezione, oppure andate su il mio account Instagram, che trovate nella bio, c'è scritto collezionista, chiocciolina, cartcall, cliccate lì, da lì, cioè, andate alla collezione, un po' in giro, però lì vedete che è un sito dignitosissimo. Non ha chissà quale funzione, perché a me personalmente non interessava, se non mostrare le opere della mia collezione, però è decorosissimo, cioè molto pulito, potete scegliere altri template. A me piacciono i template molto minimal per quanto riguarda l'arte, quindi lo potete fare. Certo, per farlo vi dovete mettere lì un attimino, non è che olè, 5 minuti è fatto, magari dovete smanettare un po', poi dipende da quanto voi siete amici della tecnologia o meno, ok? Però si può fare. Andiamo alla domanda successiva. Qualcuno mi chiede: ma allora è vero, posso realizzare un sito da solo, ma magari non lo faccio tanto bene, però magari non ha tutte quelle funzionalità che vorrei che ci fossero, eccetera, eccetera. Allora, non è meglio non averlo piuttosto che averne uno fatto male? Allora, come vi dicevo prima, anche con queste piattaforme, queste modalità gratuite, potete fare un sito dignitoso, ok? Meglio un sito così che non averlo, assolutamente sì. Quando io sono partita con ArtiScotchi, avevo un sito che faceva schifo e se vi devo dire la verità, faceva abbastanza schifo fino a qualche mese fa quando ho rifatto tutto il layout, tutto quanto, ok? Il discorso, l'importante è partire. Poi, se voi vi fate un sito gratuito perché siete degli spilorci e non avete. Siete ricchissimi ma non avete voglia di investire su voi stessi? È un discorso. Se iniziate invece con un sito gratuito perché magari non avete tante disponibilità economiche, non siete sicuri, non volete investire subito troppo in un'attività che non sapete se andrà, eccetera, eccetera, allora va bene, iniziate così. Poi man mano potete iniziare a investirci qualcosa o magari ve lo fate fare direttamente da qualcun altro. Ovviamente. I costi cambiano. Di quanto? Dipende. Potete farvi un sito da 0 a 5.000 euro a seconda di quali funzioni volete inserire, ok? Ma il discorso non è tanto questo. Allora, poi voi artisti fondamentalmente non avete bisogno di siti estremamente complicati, ok? Quindi in realtà, anche se volete investire qualcosa, la spesa è abbastanza contenuta, ecco, si parla magari di qualche centinaio di euro, ecco, non parliamo di migliaia e migliaia di euro. L'importante è cominciare, l'importante è partire, ok? Il problema è che tante volte con la scusa del ma è meglio non averlo che averne uno fatto male o non super professionale, allora uno alla fine non lo fa mai, ok? Meglio partire, darsi quel calcetto, iniziare. E poi strada facendo migliorare gli strumenti che abbiamo a nostra disposizione, se no non ci si muove più, ok? Allora, non ho i soldi per farlo, quindi vi ho risposto, si può fare anche a costi veramente contenuti, quindi si può fare. Allora, qualcuno poi mi scrive, ma io un sito web ce l'ho da anni, eccetera, ma ho poche visite, come mai? Allora, dovete considerare che il vostro sito web di un artista, è un sito web un po' particolare. Perché non è come il mio sito web, nel senso che uno va su Google, cerca come vendere un'opera d'arte, paf, nei motori di ricerca compaio io.
Ok. Per voi è diverso, perché non è che chi vuole comprare un'opera di arte astratta, per esempio, va su Google e cerca opera di arte astratta, perché gli esce l'universo. Di solito chi fa delle ricerche di opere d'arte lo fa o co con Instagram, con gli hashtag, per esempio, quindi hashtag arte astratta, quindi mi compaiono un po' di immagini di opere di arte astratta, vado a vedere i profili dei vari artisti, eccetera, oppure la mia ricerca la faccio su una piattaforma di vendita online, per esempio vado su Saatchi Art, su Singularte, vado nella sezione arte astratta e vedo che cosa mi propone, ok? Perché Google, cioè c'è troppo, ci sono troppi artisti in giro per il mondo, non si può fare una ricerca del genere. Diciamo che il discorso della ricerca con i motori di ricerca, eccetera, eccetera, ha senso quando uno cerca il vostro nome, quindi uno cerca Stefania Monopoli artista. Ma siccome noi siamo interessati a raggiungere quelle persone che non ci conoscono, se, cioè, se uno non sa che io esisto, non è che cerca Stefania Monopoli perché non sa che ci sono, ok? Quindi diciamo che non dovete vedere il vostro sito come un posto a cui, in cui le persone arrivano perché hanno fatto la ricerca su Google, ok? Ma ci arrivano per altre vie. Possono essere i social media, le piattaforme di vendita online, magari avete partecipato ad una mostra e avete messo una brochurina col vostro sito web, eccetera, eccetera, ok? Quindi, è per questo che magari non avete tantissime visite, ok? Diciamo che le visite non è che nascono perché voi, ah, ho pubblicato il mio sito web, adesso mi siedo, guardo l'orologio, aspetto che arrivi la gente dentro il mio sito web. No, non succede così. Siete voi che dovete veicolare il traffico all'interno del vostro sito, ok? In che modo? Creando una community con i social, con le piattaforme, quello che vi ho detto prima, ok? Purtroppo per voi artisti funziona un po' così. Così, insomma, io non è che ricerco davvero scultura di marmo. Se voglio comprare una scultura di marmo su Google, non esco più, ok? Quindi siete un po' in questa situazione. Però non potete ave non averlo, perché comunque quando io vi trovo in altri luoghi, poi esigo il sito web, ok? Io collezionista o interessato alle vostre opere, ma non solo io collezionista, anche se vi presentate ad una galleria o a un concorso o qualsiasi cosa, insomma, avere un sito è tutta un'altra cosa. Già dà di voi un'immagine molto più professionale di qualcuno che fa sul serio, ok? E le persone vogliono avere a che fare con persone che fanno, che facciano sul serio, che perlomeno ci provino, ok? Quindi non avere un sito web vuol dire tirarsi un po' la zappa sui piedi, ok? Odio tutto ciò che ha a che fare con il web e i social, come faccio? È un bel casino, perché oggi, come oggi, siamo in un mondo che in cui, dove anche se tu fai il dentista, non puoi non avere una presenza social sul sito web. Cioè, io addirittura a volte mi compaiono i reel di farmaciste che ti spiegano delle cose e dico, che cacchio? Cioè, ci rimango anche un po' stupita perché dico. Anche il farmacista, che di solito sai, il farmacista del paese, non è che bisogna farti pubblicità, ci sono due farmacisti o vai in uno, ma anche il farmacista oggi come oggi si deve fare comunque, deve avere una presenza sul web, sui social. Stessa cosa vale per gli artisti, non siete una categoria diversa dalle altre, ricordatevelo questo. Quando parliamo di mercato, io qua sto parlando del vile mercato, non sto mettendo in discussione la figura dell'artista, la sua importanza a livello culturale, eccetera, eccetera, perché siamo in un altro mondo. Io, il mio lavoro qua su Instagram è quello di insegnare, aiutare gli artisti a capire come funziona il mercato e come entrarci. Quindi io purtroppo parlo sempre di vil denaro e annessi e connessi, ok? Cioè, allora, se voi siete degli artisti e dite a me piace fare arte, punto, non frega niente di venderne anche un quadro, ovviamente questa pagina, questi discorsi non vi riguardano, insomma, se no così per curiosità. Ma se siete degli artisti che vogliono vendere le loro opere, magari vivere delle loro opere, quindi volete trasformare quella che è una passione per creare delle opere d'arte in un lavoro, qualcosa che vi permetta di vivere, allora bisogna entrare con i piedi nella realtà e dire ok, nel 2022 posso fare a meno di una presenza online? No, non si può. Perché? Perché sennò si rischia di essere invisibili. E
E quindi se non ci piace il web, il mondo social, come facciamo? Allora, o si fa un minimo sforzettino e si cerca di farselo piacere, oppure magari ci si fa aiutare da qualcuno. Vi faccio sempre un esempio mio personale. Quando ho iniziato con Artist Coaching, io Instagram lo odiavo. Cioè proprio dicevo, ma che cacchio di social è, non me ne frega niente. Poi io non sono una social. Adesso sto parlando, facevo dei sondaggi nelle mie storie sul discorso cambio il logo, non cambio il logo, perché ho messo il logo io all'inizio per Artist Coaching? Perché io non ci volevo neanche comparire con la mia faccia, dicevo vabbè, ma chi se ne frega, ok? Non c'erano neanche le storie quando ho aperto Artist Coaching, quindi non c'era neanche questa grande esigenza. Poi sono venute fuori le storie, la necessità di metterci la faccia, poi dopo pian piano si crea la community, sono cambiata anch'io, adesso mi diverto, ok? Quindi non è detto che magari una versione che voi avete per il web poi magari diventi anche una cosa che vi piace, ok? Quindi, però non se ne può fare a meno, ecco, no, non se ne può. E quindi andiamo all'ultima domanda che mi avete posto, poi dopo andiamo a vedere quelle che mi avete scritto questa sera. Ma alcuni artisti non hanno un sito ma vendono lo stesso, come la mettiamo? Addirittura uno mi ha detto, parlando di un illustratore, questo illustratore vende molto, insomma, è una persona che insomma, ha già la sua attività avviata e mi ha detto che tante volte dedicarsi ai social, al sito, porta via tante energie che invece sarebbero da dedicare all'arte. Allora sì, certo, ovvio, in un mondo ideale sarebbe bellissimo fare solo quello che ci piace. Cioè anche a me, ragazzi, non pensiate che io mi diverto a star lì e come devo fare la strategia Instagram con le email, come devo fare, cioè, sono tutte cose che devo imparare, cose molto tecniche. Mi fanno due palle così, vi dico la verità, cioè mi piace leggere libri di arte, mi piace approfondire il mercato dell'arte, mi piace parlare con voi, cioè, però devo fare tutta una serie di cose che mi portano via energie, sì, cioè stare davanti tutto il giorno al computer me ne porta via a bizzeffe, non potessi farne a meno, ne farei a meno, però purtroppo, per fortuna, comunque è così, insomma, senza dare un valore né negativo né positivo, oggi come oggi, c'è questa componente, insomma, a cui dobbiamo dare un po' di spazio nella nostra vita. Certo che ci sono artisti che vendono e non hanno un sito web, come ci sono artisti che vendono e non hanno Instagram, come ci sono artisti che vendono e non sono mai stati su una piattaforma di vendita online, come ci sono artisti che vendono e non hanno mai visto una galleria. Ci sono tante eccezioni, certo. La domanda è, io sto vendendo, cioè io non ho un sito web e ho un giro comunque di vendite tale che mi fa dire, ma che mi frega a me di avere un sito web? Se la risposta è sì, va benissimo, se la risposta è no, magari è il caso di prendere in considerazione il sito web, ok? Allora io lo dico sempre, non c'è una sola strada per arrivare dove vogliamo andare, anzi secondo me ci sono tante strade quante sono le persone, ok? Però ci sono degli strumenti che statisticamente ci aiutano a raggiungere degli obiettivi. Quindi se noi vogliamo fare della nostra passione per l'arte un'attività remunerativa, servono degli strumenti che io cerco umilmente, insomma, di trasmettervi, che mi aiutano, mi facilitano ad arrivare lì, ok? Ho la certezza al 100% di arrivare lì con questi strumenti? No, perché se no io sarei miliardaria, sarei su uno yacht a bere un cocktail e non sarei qui a fare questa diretta, ok? Perché ogni volta che parlo con qualcuno lo trasformo in un mega artista super famoso. No, la certezza non l'abbiamo mai, ma come non l'avrete mai in nessun altro ambito lavorativo. Noi parliamo proprio di creare un'attività. Chi ha la certezza di dire apro un ristorante, apro uno studio medico, inizio la mia attività come creatore di siti web, come artista e ho la certezza che fra 20 anni sarò famoso e ricco? Non ce l'ha nessuno, ok? Quindi c'è anche un po' questa componente di rischio, quindi bisogna un po' investire anche nella creazione di un sito web. I motivi ve li ho detti, penso che siano motivi abbastanza razionali, insomma. Poi è vero che a volte, anche se la razionalità ci fa capire delle cose, poi si agisce comunque razionalmente. Però io vi invito a dedicarvi, insomma, alla creazione del vostro sito web, che sia un sito web gratuito, che poi trasformerete nel tempo in qualcosa di più. Che sia un sito web solo vetrina, che ne vogliate fare il vostro e-commerce, qualunque cosa, però un sito cercate di averlo, ok? Adesso vado a vedere le vostre domande. Innanzitutto guardo quelli bravi che hanno scritto qua.
Cinzia mi chiede: si può iniziare con WordPress a costo zero e successivamente passare a pagamento? Assolutamente sì, si può. WordPress ti dà proprio questa possibilità. Addirittura, se non sbaglio, adesso non ricordo bene, però con il sito gratuito non hai la possibilità di inserire, per esempio, l'e-commerce o PayPal, il pulsante PayPal per i pagamenti. Ok. Per farlo devi fare l'upgrade e pagare qualche cosa, insomma, ci sono vari livelli di costo di servizio a seconda del tipo di sito che tu vuoi creare, ok? Leandro mi chiede: nel tuo webinar spieghi passo passo come strutturarlo? Assolutamente sì. Vi consiglio, perché è il mio lavoro, ok, quindi ve lo consiglio, però al di là degli scherzi, vi consiglio vivamente, se volete farvi un sito web, anche se ve lo volete fare gratuito, di guardare il mio webinar, di acquistare il mio webinar, perché nel mio webinar vi spiego passo passo come fare sto benedetto sito web per artisti. Infatti il webinar si chiama Come creare un sito web professionale, quindi che dia di voi un'immagine professionale per artisti. Perché io purtroppo ho messo le mani tante volte su dei siti web che dico: ah, ma questo qua me l'ha fatto quello lì che è bravissimo a fare i siti web, eccetera, eccetera. Ok, però magari ha sempre fatto siti web per aziende che fanno bulloni o per coach o per parrucchieri. Ok, è diverso il sito web di un artista dal sito web di un coach, per esempio, quello che faccio io. Ma nel modo di comunicare e nelle cose da inserire, perché voi vi dovete mettere nei panni sempre di chi utilizzerà il vostro sito web. Chi? Si spera nei possibili collezionisti, appassionati d'arte, galleristi che vengono a curiosare chi siete, che cosa fate, capito? Critici, cioè tutta gente, insomma, che gira intorno al mondo dell'arte. Che cosa vuole trovare? Che cosa cerca? Quali sono le sue paure, le sue angosce? Cos'è che potrebbe allontanare una di queste persone dal vostro sito, che gli fa venire voglia: no, 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 io da questo e-commerce non compro, o sì, compro perché. Ve lo spiego bene bene nel webinar, ok? Oltretutto, il webinar, mi dispiace per chi magari vedrà la registrazione in questo video, la data è già passata, portate pazienza. L'ho messo in sconto per una settimana, quindi fino al 22 giugno. Ok, poi dopo vi manderò l'email, vi dirò tutto con la data precisa. Ok, però per una settimana in sconto, visto che questo argomento vi ha acceso molto, pagate un po' meno il web e investite, investite veramente. Nel sito web posso mettere i prezzi anche se non vendo dal mio sito, ma vendo da una piattaforma. Se hai la partita IVA, sì. Se non hai partita IVA, te lo sconsiglio. Leandro sempre mi chiede: se uno, no, scusami, se ho più di uno stile, esempio opere astratte figurative, c'è bisogno di più di un sito web? Assolutamente no. Così come non c'è bisogno di più di un account Instagram. Perché è semplicissimo. Gestire un sito web o gestire un account Instagram in maniera professionale, quindi non così alla carlona come viene, viene, butto lì le cose, ma professionale nel senso che ci dia dei risultati in termini di immagine o in termini di vendite, ok? Avere solo un sito o un account social è un lavoro infinito. Figurati due, figurati tre, per amor di Dio, fatene uno, fatene bene. Poi, se avete disponibilità economica con uno staff che vi gestisce la comunicazione, fatene 25. Però io consiglio sempre uno, ok? Cinzia mi chiede: posso fare il sito anche se ho solo tre opere da vendere o ne servono di più? Ma puoi farne con quante ne vuoi. Certo, è meglio proporre un portfolio di opere un po' più cicciuto, ok? Però guarda, io ormai ho capito una cosa, è sempre meglio dire di sì, nel senso perché poi dopo le scuse per non farlo, un sito web, sono tantissime. Quindi vabbè, lo farò quando avrò più opere, fallo lo stesso. Poi aggiungi le opere, ok? È molto meglio. Cosa deve avere il sito, mi chiede Vetro Viola, per essere completo nel dare tutte le informazioni necessarie? Grazie. Te lo dico nel webinar, come creare un sito web professionale per artisti. Sono 2 ore rotte di webinar, vi dico tutto dalla A alla Z, ok? Allora, adesso andiamo a vedere qua. In questo marasma, se ci sono altre domande.
Allora, qui. Allora, come partite? Giuseppina mi chiede: ciao, non so se ne hai già parlato, ma se uno volesse vendere all'estero, niente, vendi all'estero. Cioè, non c'è qualcosa che ti impedisca di vendere all'estero. Ovviamente dipende dove vendi, se in Europa, se in America. Allora, se lì parliamo di vari documenti che possono servire, eccetera, eccetera. Però in relazione al sito web non fa differenza, insomma. Certo, se vuoi vendere all'estero, scrivi tutto in italiano, è un po' difficile. Cioè, se il vostro pubblico è estero, scrivete almeno in inglese o mettete la possibilità, la traduzione, la doppia traduzione, ecco. Allora, se si hanno delle ambizioni, la partita IVA è necessaria come sito. Sì, allora io sono una che sostiene che bisogna aprire la partita IVA, però mi metto anche nei panni di uno che dice: vabbè, dai, ci provo, non ha mai venduto un'opera, cioè magari non se la sente subito di aprire partita IVA. E siccome si può legalmente non doverla aprire subito, sempre che non vi facciate il vostro e-commerce, eccetera, eccetera. Uno può anche iniziare e poi dopo però va aperta, ecco, certo, ovvio. Sì, se volete pensare di vivere della vostra arte, la partita IVA serve, certo. Ciao, se collego il sito con i link delle piattaforme, esempio Pathfinder, devo avere partita IVA? Allora no. Solitamente se voi dite, vabbè, non ho un sito, non ho niente. Però voglio provare a vendere qualche opera su SingulArt, su Artfinder, eccetera. Non viene chiesta partita IVA inizialmente. Se ovviamente poi voi dopo iniziate a vendere, è ovvio che la partita IVA la dovete avere, ok? Ma più che altro perché tutte le fatture, eccetera, eccetera, le emette la piattaforma stessa. Fatture che poi dopo però comunque voi dovete inserire nel 730, eccetera. Se vedete che iniziate a vendere un pochino, chiamate un commercialista e vi dice: sì, è il momento di aprire la partita IVA. No, non è il momento, però se iniziate a farlo di lavoro e si spera che il lavoro ingrani, arriva un momento dove questa benedetta partita IVA dovete averla, ok? Io mi farò aiutare. Quante foto opero dovrei inserire nel sito? Non c'è un numero specifico. Allora, a volte si esagera in eccesso, nel senso che a volte entro in certi siti e sono una giungla di opere. Allora, separate, dividetele sempre o in periodi o in tecniche o in soggetti, eccetera, eccetera, ok? Mettendo sempre in risalto, in evidenza, quelle più significative o le ultime che avete fatto, eccetera. Non è obbligatorio metterle tutte. Ecco, se ne avete due, non va bene. Almeno una decina, minimo, dai. Poi è relativo, poi dipende se siete degli scultori che fate opere di 4 metri per 3 nel marmo, non è che possiate avere 100.000 opere molto probabilmente, ok? Se magari fate dei piccoli schizzi a matita ci si aspetta un numero un po' maggiore, però è abbastanza relativo. Comunque nel webinar spiego tutto, anche queste cose, non vi preoccupate. Puoi postare la registrazione di questa diretta? Sì, registro tutto. Oh, signore. Qualcuno mi scrive, anche un'altra persona, non faccio il nome, faceva videocorsi, poi si è stufata, se n'è andato, non lo so. Io non mi sono stufata e sono ancora qui. Allora, cosa si aspetta una galleria fisica quando ti presenti di persona come artista col desiderio di collaborare o partecipare a una loro mostra? Questo è tutto un altro discorso. Trovate il webinar come trovare una galleria che vi rappresenti. Il discorso, questa domanda è una domanda molto seria, perché spesso gli artisti si presentano alle gallerie così, alle random, e invece no, c'è tutto un discorso molto più complesso dietro, da studiarsi bene, perché le gallerie serie, cioè non quelle che vi chiedono 3.000 euro per esporre, ma quelle che vi rappresentano, che quindi investono loro soldi su di voi, con la prospettiva di guadagnare poi sulle vendite delle vostre opere, appunto devono fare un investimento, quindi sono molto selettive per quanto riguarda gli artisti che vanno a rappresentare, perché io magari devo investire 10.000 euro per crearti un mercato, insomma, quindi ti studio un attimino e dovete sapervi presentare bene con tutte le carte in regola, e per questo c'è il webinar come trovare una galleria che vi rappresenti, dove vi spiego proprio passo passo. Innanzitutto, come trovare una galleria, perché non è che vi potete proporre
proporre a chiunque. Come capire se una galleria è seria o vi vuole solo fregare i soldi? Come per, una volta che avete individuato delle gallerie papabili, come proporvi? Cosa fare se vi accettano? Quindi anche lì bisogna poi strutturare la relazione. Ci sono degli accordi da prendere, ok? E lì vi spiego tutto. Nel webinar ci consigli anche dei temi WordPress predefiniti? No, no, perché allora, innanzitutto va molto a gusti personali, quindi quelli che per me potrebbero essere dei temi favolosi, per un altro fanno schifo, ok? Però il bello di WordPress è che ha un motore di ricerca anche dei temi, quindi voi inserite arte, così vi esce tutta una selezione di temi predefiniti proprio per artisti. E quindi poi lì in base ai vostri gusti scegliete, in base anche alle funzionalità che vi interessano, ok? Comunque WordPress è favoloso. Allora, Teloni mi chiede ad esempio Singular che criteri valuta per vendere le opere di un artista. Sono diversi i criteri, allora non lo so perché non è che me lo viene a dire a me Singular, però insomma in questi anni di studi abbiamo capito insomma un po' come funziona. Innanzitutto l'opera, le opere che vengono proposte naturalmente. Fondamentalmente, quando vi presentate una piattaforma di vendita online come Singulart, quindi che è molto selettiva, dovete essere belli sistemati, come andare a fare un colloquio di lavoro. Quindi dovete avere un bel sito web professionale, un account Instagram professionale, che non vuol dire che dovete avere 100.000 follower, potete averne anche 100, ma che sia strutturato in maniera professionale, non dove fate vedere tutte foto vo di voi col vostro cane e ogni tanto un'opera d'arte, cioè deve essere un profilo professionale d'artista. Dovete avere una biografia, uno statement scritto in maniera professionale, perché poi sono testi che andrete ad inserire anche all'interno della piattaforma. Fotografie delle vostre opere più che decenti, ok, di qualità. Non dico che dobbiate per forza avere un fotografo che vi fotografa le foto, però devono essere delle belle fotografie. A volte io vedo de degli obbrobri tutti sfocati, che dico accidenti, ok. Poi dovete avere dei prezzi in bolla, coerenti, nel senso, visto che il prezzo lo dovete inserire voi, deve essere un prezzo che sia coerente con l'andamento del mercato. È inutile che siete un artista che non ha mai venduto niente, per la prima volta sprate 100.000 euro per un'opera o 10.000 euro. Uno dei motivi per cui le piattaforme rifiutano le candidature degli artisti è anche il fatto che gli artisti si presentano con dei prezzi che non stanno né in cielo né in terra, ok? Quindi voi vi dovete preparare bene in tutti questi aspetti e poi mandare la vostra candidatura. Non mandate candidature random perché poi dopo vi dicono di no, ci rimanete male, oddio, sono tutti brutti e cattivi, oddio, sono un artista che non vale niente. Preparatevi. Che anche se vi preparate non è sempre detto che ce la si faccia. Ha un servizio per visionare o consigliare il mio sito? Mi chiede Sandra Pretrini Pittura. Allora, se vuoi dei consigli su come strutturare il tuo sito web, tipo te lo devi fare o ce l'hai già, ti prendi il webinar e lì c'è spiegato per filo e per segno tutto. Se invece vuoi un mio parere, puoi acquistare il servizio consulenza privata. Puoi acquistare mezz'ora, un'ora, un'ora e mezza, 2 ore, quello che vuoi. E in quella consulenza mi scrivi, ci sarà un questionario a compilare, cosa vuoi da questa consulenza. E voglio che guardi il mio sito web e mi dai delle dritte, insomma, vai lì e si può fare, insomma. Gianmarco Capraro ti dice: le gallerie serie ti conoscono già? No, nel senso non è che una galleria è seria, allora conosce tutti gli artisti che esistono sulla faccia della terra. Se tu sei lì nascosto nel tuo studio, non sei mai uscito, non hai una presenza online e niente, come fanno a conoscerti? Non è che mandano in giro le spie a cercare gli artisti, non funziona così, perché è molto semplice, perché sono inondate di richieste di artisti, non è che loro sono lì e dicono, oddio, c'è il deserto, andiamo a cercare qualche artista. Sono bombardate di richieste di artisti di tutti i tipi e generi, non è che vengono a cercarvi loro di solito, siete voi che andate a cercare loro. Nella maggior parte dei casi, poi se siete invece artisti già affermati, allora lì è un altro discorso. Consigli di creare un logo per il sito, webinar, te lo spiego.
Sì, no, ci sono mille teorie, insomma, non è, diciamo che non è proprio il logo la cosa fondamentale nella maggior parte dei casi, sono ben altri i problemi. Però sì, certo, se ti fai un logo, male. Secondo me devi distinguere bene tra gallerie reali e virtuali, molto differente, infatti io distingo molto bene, infatti parlo di gallerie quando parlo di gallerie fisiche, piattaforme di vendita online quando parlo di piattaforme di vendita online, infatti il webinar Come trovare una galleria che ti rappresenti parla di gallerie fisiche. Non vi spiego come presentarvi alle piattaforme di vendita online, quindi questo equivoco non c'è, sono ben distinte le due cose. Per presentarvi da singular si deve passare adesso da Baltasart, non lo so. Vi dico la verità. Cioè, Baltasart è una piattaforma costola di SingulArt, dove però c'è il pagamento di una quota mensile, però si tengono un po' meno di commissioni, si tengono il 30% invece che il 50%, però quello è un altro discorso. Bene ragazzi, abbiamo fatto un'oretta di diretta, sto guardando se ci sono altre domande, se avete altre domande scrivetemele qui subito, così rispondo. Altrimenti chiudo. Vi ricordo che potete acquistare il webinar Creare un sito web professionale per artisti sul mio e-commerce. Trovate il link nella mia bio, comunque andate sul mio sito servizi. È scontato del 10% fino al 22 giugno, ok? Se invece volete continuare a sostenere la creazione di contenuti gratuiti come questo, potete, una volta chiusa questa diretta, offrirmi quello che viene definito un cappuccino virtuale che potete fare attraverso il link che trovate nella mia bio Instagram o nel mio sito web, scorrendo le pagine, c'è scritto offrimi un cappuccino virtuale. In questo modo mi aiuterete a continuare a creare questa tipologia di contenuti. Vado giù in fondo a vedere se c'è qualche altra domanda, se no io vi saluto. Sì, ci sono. Allora, aspetta. Dunque, spero che la registri. Sì, io credo che oltre le gallerie i concorsi sono molto più importanti per una. Più importanti di cosa? Sono due cose diverse. La galleria è una cosa e il concorso un'altra. Non è che uno è più importante dell'altro. L'Olanda è un buon punto di partenza per cosa? Per un viaggio, si crede. Sì, no, l'Olanda sicuramente è molto più. Ha una mentalità, diciamo, diversa per quanto riguarda l'arte, l'acquisto di opere d'arte, eccetera. Quindi, no, consigli qualche paese in particolare. Parlando di web, in realtà si è aperti al mondo, quindi non c'è. Diciamo che la maggior parte degli acquisti di opere d'arte avvengono in Inghilterra, Nord Europa, America, Cina, come Hong Kong, per esempio, sì. Bene ragazzi, io direi che abbiamo fatto un'ora di chiacchiere, ci possiamo salutare e spero, insomma, di aver risposto alle vostre domande, di avervi tolto qualche dubbio e di avervi fatto venire voglia di farvi il sito web, ok? Grazie anche a te Giuseppe, grazie a tutti e ci vediamo presto alla prossima diretta. Ciao ciao!